Allora, vediamo se sembra un carcerato. Non mi è ancora arrivato nessun messaggio. Niente. Qua mi sembra proprio un carcerato. Ride, sembra. Sono 15 giorni che sono chiuso in casa. Scherzo. Sembra così. Che ride. No, ho messo la telecamera tipo. Ok. Così invece sembra illuminato di mezzo. Ammazzato. La scrivania. Aspetta un attimo che. Sì, ok, adesso devo solo mettermi la telecamera più in su. Non voglio fare nient'altro. Voglio semplicemente chiudere qua. Andare qua. Allora, signori, io stasera ho giocato. Cioè, ieri stamattina sono le 3. Stamattina ho giocato. Da solo, nel senso che sono uscite delle commissioni e come sempre io mentre faccio queste commissioni lui a giochicciare, ok? E questa cosa mi ha fatto molto pensare anche oggi, perché come sempre ho giocato più sul telefono che più. Allora penso proprio che farò una cosa. Questo computer qua lo dovi. L'unica cosa che mi prendo di sto computer è la GPU. Cerco un posto dove hanno grafiche esterne, le schede grafiche esterne, e con i soldi che mi danno per sto computer compro il Legion e poi compro il case per la scheda grafica esterna, magari anche usato, e se c'è usato, se no non fa niente, si spera che sia usato. E mi è arrivato un messaggio adesso di lavorare e non posso dire e niente. Rock and roll così. Mi monto la scheda grafica di questo computer su una GPU esterna e così gioco con la 580 sul Lenovo Legion. Quando siamo qua a streamare, ciao Zecco, tutto a posto. Quando siamo qua a streamare uso la 580, se no mi porto in giro il Legion per casa, gioco appunto sto facendo commissioni, diciamo portarselo dietro no, perché anche se sarebbe un'ottima idea, ma portarselo dietro no, perché non mi sento più così inerte da portarmi il computer dietro con giocare a Genji. Però almeno come stamattina posso fare le mie cose, lascio il telefono da una parte, lascio il computer da una parte e faccio commissioni eccetera, perché stamattina appunto ero con un mio amico e niente, semplicemente metà giocavo mentre parlavo con lui, nel senso che non è che giocavo, facevo qualcos'altro, sto facendo commissioni, però cioè, a questo punto mi porto anche in giro queste cose, faccio le videochiamate con lui, eccetera, eccetera. Sì, sto bene, sto piano piano lavorando cosa fare con il piano che voglio dar via il mio computer e prendere un Legion Go. Però appunto volevo prendere un Legion Go con una scheda grafica nuova esterna, ma è impossibile, costa troppo caro. Allora penso che prendo la 570 da 8 giga da questo computer qua e la sbatto sopra
sopra il video ingrosso con la CPU esterna. Adesso vedo se la cosa costa troppo cara, che mi dicono guarda, però facendo così costa, che ne so, 500, cioè che ne so, mi dicono guarda, noi te lo rivendiamo il computer, ma diamo 100 euro per dire questo computer che non c'è la scheda grafica dentro, ma non credo. E loro ti dico, mi dicono la scheda grafica esterna ne costa tipo 500 perché non ce l'abbiamo usata. Io gli dico no grazie, prendetevi tutto il PC, vi do 300 euro, con quei soldi lì prendo il Django e poi tra qualche annetto prendo la scheda grafica esterna. Detto che volevi prendere un 16 RAM, giusto? Giga di RAM. Quando l'ho detto? Aspetta, mi ricordo. No, ho detto che sì, volevo prendere il no, più che altro volevo prendere il Legion Go, ma il Legion Go c'ha già dentro 16 giga di RAM. Quindi, ah, cavolo, potevo prendere l'altra squadra, che stupido. Ho cliccato il primo che avevo davanti. No, adesso dovrebbe uscire una nuova. Sospetto anche quello perché dovrebbe uscire il nuovo Asus ROG Ally, però dicono che è una versione 1.5. Se ci mettono la porta finalmente per fare la GPU esterna, magari compro quello, ma non so neanche io. Forse magari quello lì c'era 24 giga di RAM. Io a me bastano 16. Non so quanto potrebbero darmi per un computer come questo qua, però il mio computer ha già 4 anni e senza la scheda grafica magari non mi danno un cacchio. Con la scheda grafica magari qualcosa mi danno, se no senza. Adesso poi vedo. Quando verso settembre vado a chiedere in un negozio dove abito io su di qua che sono specializzati. Di qua dove abito io, insomma. Let it be known E that divinity is mine. niente, qui vedo com'è la storia di Maria Vittoria. Stabilize. Sure! This is order. Preferisco farlo questo tipo qua. Non mi ricordo che tipo è. Dimostra cosa che non si sente l'audio. Che pav. Mi è morto il coso. Ogni tanto va via l'audio. Dovete magari anima, due secondi. Devo prendere l'altro con caso, eccetera. Intanto volevo prendere questi per curarmi e poi dargli da mangiare. No, non lo so, non ho detto io che volevo un 16 giga di RAM, ho detto che semplicemente volevo un Legion Go, cioè dovrebbe averne 16 comunque. Stavo pensando di prendere lo Steam Deck come ha fatto una persona che conosco, però devi... Devi andare. Vabbè, ci sta, vai pure, anzi. Vai, vai. Mi sentirei in colpa se succede qualcosa, allora vai pure. Per fortuna ne hai solo due, ma ci sta, dai. E mai torni più tardi, adesso vediamo. Ah, già questa non si cura automaticamente. Che... Di arma che sono.
Fino alle ancora un'oretta, penso. Poi non so, fino alle 16 e mezza, insomma. Ciao, un proseguimento. E buon studio. Qui ci vorrebbe proprio un arciere, ma io sono proprio me. Ma comunque puoi fare il team contro il boss di Arlecchino, l'ho già fatto, però... Perché... Solo che quando muore su cavolo di muore, questo qua è una rompiscatole navata. It's burning. Devo mettermi questo. Hello, my friend. Good riddance, cruel world. Adesso vedo se riesco a fare abbastanza. Perché il problema è che la guida non sa mancare. Ah no, serve, è quella che serve di più. Ok. Abbiamo abbastanza tempo, quindi. Ok. Non me l'aspettavo che serviva più. Beh, più che altro la boss fight in cui serve Naida, quindi se non so funzionava lei, sono anch'io un po'. Solidify, order guide you. Ah, non li ho. Hey, the Temple of Wisdom. Allow me. Covenant of the Deep. Laid bare. Non cadere. Cavolo di Arlecchino. Perché oggi lo giocavo offline. Che ho fatto i suoi. I suoi. Come si dice? I talenti e continuava a mirare al nemico sbagliato. La cosa più orrenda che è stata di quello scontro è che non aveva HP. Io convinto, sono lì che tiro la ultimate. Lei muore durante la ultimate perché si decide a precipitarsi automaticamente contro il nemico sbagliato. C'era il nemico che stava caricando, era come si chiamano, i postati, no, non so come si chiamano, vabbè. Quei, sicuramente sono quei nemici che sono... Sembrano delle palle rotonde che poi fanno i vortici di Dendro, ecco. Uno era in stato che gli avevano distrutto come si chiama? Lo scudo e l'altro continuava a girare con sto scudo e io convinto continuavo ad attaccare quello che era un po' più distante. A questo punto questo qua comincia a dare addosso all'altro e muore one shottato. Dico cavolo, cioè quando ho notato che stava per farlo ho tirato la ultimate, ma lei era già morta. Lei con la ultimate è morta. Ho detto, l'ho fatto allo stesso momento, è morta allo stesso momento con la ultimate. È stato un po', cioè, era una rottura di scatole, cioè. Tutto a posto, questo personaggio qua c'è un po' sto vizio qua stupido. Vabbè, non fa niente. Non è che sia. Succede, però. Ah, andiamo a ammazzare, proprio. Ok, però questo scontro con la fantesca, non lo so. Ah, qua è arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio perché non c'entra niente con me. Detto questo,
credo che tra poco arriverà il mio, oppure no, vediamo. Perché io di solito il riposo lo faccio. Allora, adesso ho notato che con tutti questi cambiamenti, eccetera, che si stanno succedendo, giovedì e martedì, che a me sembra abbastanza ok, però adesso vediamo. Può anche darsi che oggi non vado, mi fanno tirare fino a domenica, perché oggi è mercoledì, poi faccio giovedì, venerdì e sabato dopo. Perché ho già lavorato, ieri ho lavorato, ma lunedì mi hanno lasciato casa. Quindi adesso vediamo un po' come. Per me è uguale, qualsiasi cosa vogliono che faccio, io lo faccio. Allora, questo qua non mi fido. Perché già la variante che avevamo l'altra volta, continuiamo a morire come dei disperati. Stavo diventando scemo, nonostante avevamo Chevrolet e Bennett. Loro sono quelli che mi fido di più. Questi no, dov'è? Questo qua è anche quello. Non mi fido molto perché c'è solo John Gripper, quindi non c'è nessuno che ti cura. Anche se giunghiamo uno scudo della miseria, quella lì vedo lo scudo di Leyga, lo fa fuori e così. Cioè, lo so che lo scudo di John Gripper è più forte di quello di Leyga, però se fa fuori così lo scudo di Leyga, questo è lo scudo di John Gripper. Due colpi o tre colpi lo fa fuori, quindi userò loro, che poi manca un pezzo perché probabilmente a posto di Rosaria mettevo Leila, quindi devo uscire, fammi uscire, e mi sono dimenticato. Se non penso. La fantesca. Facciamo allenamento, come dice coso. Tanto lì c'è una chest. Come dice. Come si chiama? Che abbiamo aiutato poi anche col suo fratello. Ah, questo ho fatto per il boss fettina banale. Sì, avevo provato a fare questo team qua. Ah, questo si può anche cancellare perché tanto l'ho già fatto. Interessante che volevo fare questo. Poi alla fine Shangling è quel che è, cioè è fortina, ma fino a un certo punto è meglio Bennett, metterci Bennett in mezzo e nell'abisso ci si arrangia. Sì, questo ho fatto per i boss settimanale, però c'è un problema, non riusciamo a buttare giù Fantesca con questi, perché Bennett mi serve un altro team. Sì. Se ho provato anche con loro ed ero riuscito, non mi ricordo, però no. Era venuto abbastanza bene. Io vabbè, prendiamo questo e mettiamo lei là in mezzo, ormai. Poi lo sistema quando abbiamo finito, perché tanto non ho voglia di fare uno slot nuovo, eccetera, eccetera. Allora, dov'è lei? Non c'è come una talpa questa. Later. My mind is completely blank. Sorry, did it. We're gonna kill a god. Sorry, by the way. Ovviamente scherzo. Poverina, sempre addormentata. È così. Vabbè, dai. Mi piace come personaggio Leila. Mi dispiace che hanno messo questi occhi un po' strani. Ma li hanno modificati, forse. Quando ho fatto l'avventura con lei sembrava uno zombie. Sembra un po' più. L'unica cosa che mi dispiace è che non ho fatto gli occhi così, perché sennò è un bel personaggio.
sembra una morta vivente. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? I'm not afraid. Because I owe you. D1 constellation to be precise. Take flight. It's my turn now. With these rising flames. Farmi barba. Stars, shine for me. Sakura swirl. Mi piace che aspetta un po' di catene, sembra di giocare a... di giocare a... no, cos'era? No, era New Vegas che c'era il... che era il DLC del... che andava via a Pixel. So what you gonna do now? Have a taste of purgatory. Io vi faccio gli attacchi ricaricati, ma sono un cazzo. Ogni tanto. Ah, perché non ho le gambe. Adesso ce l'avevo, l'ho disattiva. Ok. Trapped like a bunch of helpless ants. Spare your energy. Running is sembra proprio una boss fight, sembra che sei contro un... sembra di giocare tipo a Bloodborne. Mi piace per quello. E qui davanti mi sembra proprio... sarebbe bello che quando vola in alto noi gli facciamo l'attacco in alto. Che cosa. Sono migliorato, attenzione. Adesso faccio la seconda fase giusto. Che palpe che c'è due fasi. La seconda è una rottura di palpe. La prima è facile, la seconda. Più però la voglio lavorare così. Come personaggio. Come mai? Ah, stavo dicendo. My blade is all that remains. Vedi di one shot la rottura in 2 secondi questo. Sì, l'abbiamo già così ammazzato. Ma devo fare attenzione perché questo non vuol dire che tra poco arrivano gli attacchi rompicati. Ecco il proprio. No, non riesco a vedere dove cavolo sto andando. Si è vicino. Oppure... ok, adesso faccio il tempo del cazzo. Ah, lì sembra la ultima. No, perché non mi andava il mouse per 2 secondi, stavo dicendo. Perché?
devo fare attenzione perché lei deve essere pura. Non ci credo, sono migliorato di butto contro di lei. All'inizio non riuscivo neanche a sopravvivere. Sono contento. Ma cosa? Nessuno di queste cose mi servono per rivelare la vera Fantesca, cioè nel senso quella che abbiamo noi e abbiamo i solventi. 5 mi ha dato di quel così. Ma che cacchio di pubblicità di non ci credo comunque. Sì, lei là it's a powerhouse, l'adoro per quello. È divertente usarla perché semplicemente lei fa quello che deve fare. Stavo pensando, sarebbe interessante sostituire lei là con fosse Diona, specialmente sta boss fight, visto che Diona cura. Ti dà uno scudo veramente del cacchio di Ona, però ti cura anche. Quindi ogni tanto ho avuto quel pensiero lì, però io con Layla mi trovo bene. Maria che sa perché non la usiamo tanto nell'abisso, eccetera, ma quando c'è una boss fight che non riesco a fare, eccetera, uso sempre lei perché infatti che è facilissimo schivare con lei, basta che fai così. Invece gli altri personaggi devi avere un po' di timing, lei invece è così, però a parte quello ci la stiamo un po' trascurando, ma credo che almeno una volta a settimana credo che continueremo a usarlo. E poi per le altre boss fight penso che allora io mi sono trovato bene a fare le boss fight con questo il team Reverse Melting, ha fatto un mare della miseria contro il drago di Red Lapis. Però, boh, nel senso che non metteresti questo team contro la Fantesca, non se la ca. Ancora bisogno di un po' di modifiche al team. Allo stesso momento potrei anche usare la Arlecchino, io sono sicuro che Arlecchino la boss fight settimanale se la mangia perché ho già fatto le boss settimanali con lei. Però solo alcuni, nel senso che la pazza scatenata funziona solo con alcuni, tipo contro se stessa non funziona. A parte che è di fuoco, quindi ci sta avere il ghiaccio contro. Quindi io ci sta. Bueno, però. Bruno. Meui. Aspetta che cambio il team e ci manca solo una cosa, però questo che per il Free Roam, anzi vediamo questo perché ci mancano 30, giusto? Sì, teoricamente 20 perché sono andato a dormire eccetera eccetera. Dunque signori amici miei e avanti tutta. Cosa facciamo con quei venti? Boats are made for transferring commodities back and chiamo forth. Il manufatto. And those that come across here tend to stay a while. So it is where many things come Stop, to see. dog. Facciamo quello che di meno fatti ancora di Arlecchino perché tanto nel senso manufatti siamo possiamo dire che va bene. Sto cercando ancora di fare poi manufatti di questo l'ho lasciato così però anche lui sarebbe non sarebbe male portarsi per un po' più avanti di livello, ma va bene. Ah, ma lui usa questo adesso, quello del principe, ma l'hanno cambiato. Ah no, è quello di Vaffanbagni. E di lui è. Sì, ma che scemo.
No, perché ho letto sfida principe, però stavo guardando il principe Asuka, intanto che così. Mi perdono, buon uomo. Questo. Sì, ne abbiamo ancora tre di ste boiate. È proprio questo qua, questa dominio qua, mi sono fatto stamattina. Così a caso. Volevo morire. Ed è morto. Però potevo mettere che il cibo la curava, dai. Ho capito che è una specie di cosa lore wild o non so che cacchio si sono inventati, però cioè, nel senso che potevano anche fare che si curava col cibo. Onestamente è una noia non poter curare col cibo. L'hanno fatto apposta, ovviamente, però secondo me è stata la scelta sbagliata. Perché un po' ci sta, ma da una parte dobbiamo proprio farci poveri mentali, cioè fammi mangiare cibo in mezzo alla mia boss fight e fammi curare, fammi giocare con lei. Che se ne frega, anche se lei è così, cos'ha, che lui, teoria, lei non può neanche essere, bla bla bla, che me ne frega. Veramente che me ne frega. L'importante è che funzioni. Sai che avevo fatto di nuovo il contatto? Tanto everybody's dead. Because I said it. Yeah, but. No, la cosa di Sara devo tirare prima la ult. No. Devo tirare prima l'ultimate e poi l'abilità e poi penso che devo tirare fuori la raid. Boh, ce n'è ancora 39, guardo solo l'ora che scade, eccetera, eccetera. Io da una parte preferirei che mi chiamano a lavorare oggi perché se no devo tirare tutta la settimana fino a domenica e sinceramente. Preferisco avere il giovedì come riposo, come giorno di riposo, che a settimana. Almeno la settimana un po' più correvole, dice. Ah, guarda sta roba. Ne abbiamo 39, 16 ore. Se ne facciamo altri 20 sono 20 ore. No, 20 ore sono a 0, quindi 18. Sono le 3:40. Credo che si può ancora fare una. Perché 15 ore, sono le 15 e mezzanotte, datemi un attimo. Una volta il mio assistente vocale te lo diceva, infatti lo usavo per questa cosa semplicemente. Adesso ne faccio un altro, poi vediamo. Detto questo, andando al discorso del Lenovo, ho visto che
tira abbastanza Genshin, adesso vediamo. Appunto, c'è la tecnologia dell'FSR, vorrei teoricamente vorrei provare su questo computer qua, perché ho provato ma non è venuto. Prima di comprare nuovo voglio vedere che risultati fa, così quando lo collego al big screen lo mi faccio quello che devo fare. Il fatto è che ci sarà sempre il problema che devi settarlo, quello mi fa paura, nel senso che penso che l'idea dell'Legion è che è semplicemente una computer portatile. Quando tu lo colleghi a uno schermo e un monitor devi settarlo ogni volta, almeno che lo tieni sempre attaccato a quel monitor lì. E quello mi spaventa come idea, nel senso ogni volta stare lì a settarlo. Però ho visto anche un giovane ragazzo che ha fatto più o meno di un mese fa un video italiano che ha avuto la mia stessa idea, ha fatto il setup, per questo c'è un setup della miseria. E lui dice che si setta automaticamente con lo schermo, cioè se lo schermo è 2K lui dice, no. Però appunto Genshin che funziona tutto ultra con 800p, bisogna mettervi l'FSR, penso, ogni cavolo di volte che ci giochi, cioè se io ci gioco così e poi lo docco e poi, cioè prima gioco Genshin, poi lo docco e lo gioco sul computer, penso che 2 secondi devo mettermi lì a modificarli il setting, per 2 secondi. E non so, quello mi spaventa, perché sembra una cosa veramente veramente scomoda. Io voglio una cosa plug and play, voglio una cosa plug and play che fa tutto lui. Però allo stesso momento credo che, da quanto ho visto questo ragazzo, lui faceva vedere italiano, faceva vedere che praticamente fa tutto la console, però non so, Genshin 2K non penso che lo dia, quindi bisognerà mettere l'FSR non da doccato e poi quando lo docchi automaticamente si attiva anche l'FSR a 2K. E poi appunto vediamo se riesco a prendere una scheda grafica esterna, va bene, se no aspetto qualche annetto, vediamo. Se vedo che riusciamo a streamare Genshin non c'è problema. Che cioè quello che mi preoccupa appunto è che se Genshin si vedrà peggio, mi dispiace un botto come cosa, però se questa cosa vuol dire che non abbiamo bisogno di una scheda grafica esterna e riusciamo a streamare Genshin a una grafica più o meno come questa, più o meno, diciamo, meno bene lo stesso, la base è quella, non è che mi importa, l'importante è che gira mentre la streamiamo. Ma quello sì, quello girerà quando è streamio, non c'è problema. Ho visto un tizio che mi tira la one shot, ho visto un tizio che faceva un video, che lui faceva i video su Legion Go, non la streamava, però ha detto, ha menzionato, io non la streamo su sta piattaforma, però si può benissimo fare, mi diceva in inglese, allora ci credo, insomma. Poi ho visto anche thread in giro per Google, questi dicevano io gioco ai Pets Legend su Legion Go mentre la streamo e funziona, quindi no, i Pets Legends fosse un pochettino più pesanti di Genshin, ma non so. Comunque È tutto da vedere, perché io queste cose non so, non c'è nessun mio amico che c'ha il Legion Go, quelle cose lì, e la stream, non la stream, ma quello mi preoccupa, nel senso che non è, alla fine non è un problema se si vede peggio, diciamo, cioè mi dispiacerebbe moltissimo, ma mi sa che sarà proprio così. Però quello che mi spaventa di più è ogni volta attaccare e staccare Genshin e dover impostare le impostazioni in modo diverso. Quello sembra una rottura di palle,
Forse così faccio prima a tirare fuori il telefono dalla tasca e carico il telefono. Però nello stesso momento potrei anche disinstallarmi Genshin dal mio telefono, avere un po' più di spazio, eccetera, eccetera. Poi è perché penso che non lo disinstallo comunque dal telefono, perché è comodo Genshin dal telefono. Anche per quello che continuo a giocare su sto telefono, sul Genshin, perché è comodo sul telefono. Comunque, detto questo, è tutto da vedere. Se poi sarà una rottura di papere, mi arrangio. Tanto perché se non ci provo, non lo saprò mai. Quindi, la base che va bene lo stesso. Quindi, pace, nel senso che farò quello che devo fare, eccetera, e speriamo, prego veramente, che riesca a prendere la EGPU mentre sono lì che vado via sto pazzerello, che perché ripeto, sì, ci sarà magari un sacrificio di grafica eccetera, ma allo stesso momento la cosa più bella è che io potrò prendere il computer e non so, adesso caldo. Ovviamente in pieno inverno non mi metto a giocare fuori, eccetera, però la prossima estate, se c'è nulla di strano... Ah, tanto volevo usare lei perché vi faccio vedere una cosa. Vediamo se riesco a farlo. Ho preso, scusa. What the heck? Ok. Treasure. E niente, se riuscivo a giocare, come dire, in un modo più comodo anche per me, ci starebbe. Tipo che sono delle giornate che aspetto, tipo per essere, per esempio oggi non mi hanno ancora chiamato, ma se decidessero di chiamarmi e io non lo so, io non vado a farmi un giro eccetera per poi rischiare che non devo andare a lavorare, per dire, quindi me ne sto tranquillo a casa. Ho sempre fatto così e quindi non sono riuscito a prendere, e quindi giornate come queste adesso sono solo le 3:50, però succederebbe che come l'altra volta mi chiamano alle 17, mi rubo il computer e gioco da parte, magari anche sdraiato. Ma è la cosa più giusta da fare, perché le cose, diciamo che facevo anche così quando andavo a scuola, non so perché, ma neanche, nel senso che sto cercando di prendere quella cosa lì, ma mi sa che non riesco. Avevo la PSP, era un paradiso, cioè mi ricordo effettivamente che era... Ma a me le console portatili mi sono sempre piaciute, forse un po' di più di quelle fisse, ma mi sono sempre piaciute quelle portatili, perché puoi andare in giro, fare quello che cacchio vuoi, è bellissimo. Mi sa che sono troppo, o sono troppo bassa o non riesco, forse mai lascio perdere. Troppo bassa, eh sì, Rosa è una ragazza, non fateci caso. Yeah, brother, ce l'ho fatta. Anzi, sister, good job sister, aspetta solo che fa l'animazione eccetera. Forse lei ce l'ha comunque la pneumasia lì, quello, perché lei è di Fontainus, quindi tecnicamente dovrebbe avere. Stavo pensando l'altro giorno, tecnicamente dovrebbe avere. Facciamo queste missioni qua, poi vediamo cosa fare. Magari andiamo di nuovo su Merod a cacciare i collezionabili. Per questi giorni qua li voglio trascorrere così tranquillamente. Questa è una delle quest più facili del gioco, se non la più facile.
Basta semplicemente fare sta roba. Metti così. Adesso ho sbagliato. E voilà. Ci impieghi veramente giusto 20 secondi e finisce. È bellissimo. Ormai fa il punto. Sì, ma non so che. Ah, perché. Ah, sì, perché ho preso l'Electroculus. Forse. Non so. Non so perché mi è dato quello. Se aspetti normativi. Configgi il mio cantone. Vabbè, facciamo questo. Voglio vedere se usciva una quest. Come. Quando gioco offline sono sempre queste. Delle cose giornaliere. Vabbè. Comunque la base è che per mie esigenze lavorative eccetera eccetera sarebbe molto più comodo avere una cosa che tra virgolette mi posso portare in giro per casa senza dover avere problemi a eccetera eccetera, senza avere problemi di. Ovviamente non si può staccare sto bestione, però appunto per comodità ci sarebbe. Poi vedremo cosa fare con. Riesco mai a mirare questo cazzo di arco con lei. Cioè dicono di usare l'arco, ma non riesco mai di usarlo. Se non è il team giusto di usare casua in mezzo, però se esce browser come fai a usare casua? Non so, non ho minima idea come funziona stream Maria Vittoria. Libro facciamo piccolo in aumento. Sì, vabbè, intanto abbiamo la Raiden, non c'è problema. Forse la meglio emergenza, ma abbiamo una raid sempre lei strike eternal e poi one shot la gente. Ormai con Sara letteralmente one shotiamo, avete visto quel poveraccio nel dominio? Bam. Io non ho mai visto una cosa del genere, onestamente l'ho commentata molto soft la cosa, ma ero tipo wow. That's amazing. Illusion shattered. Appunto basta così e... pensavo che se lo mangiava lei, va bene lo stesso. Andiamo a prendere in carico. Sì, boh. Poi l'altra cosa fosse, non so, adesso vedo, ma d'estate io il computer quando tirava, sprava 40 gradi, lo usavo molto di meno. E ovviamente perché scaldava tutta la casa. Magari quel piccolo aggeggino non fa più così caldo, dicevo. Thank you for completing today. Vabbè, vedremo. Anche lì, boh, d'estate non si sa, magari usi. Mentre stai per andare a dormire o qualcosa del genere. Tirare vampate in faccia, pietà. E vabbè, non è che potrebbe essere tutto perfetto. Diciamo che la perfezione ce l'ho con sto computer, però boh, come ho detto prima, è meglio avere una cosa più mobile per le mie esigenze di comunità. E prima dicevo, volevo prendere lo Steam Deck, ma devi modificarlo, devi fare la mod alla cover, attaccare, saltarli dei fili, ma che cacchio, per farlo andare la GPU. Poi va, però devi modificarli quello. Lo stesso col Rogue Ally, se proprio vuoi non spendere 2000 euro per quella cretinata lì che ti danno sul sito. L'unico decente è
il Lenovo, perché quello che costa, che ha le stesse prestazioni degli altri ma costa di meno. Ce n'è un, ci sono i GPD ma costano 1000 euro. E poi c'è anche un'altra marca e lì costano 900 euro. E Lenovo è quello che costa, che offre tutto quello che offrono gli altri ma il prezzo è a metà, quindi onestamente conviene prendere lì. Avete informazioni anche in chat, che se voi usate GPU, avete dei dei computer così, ditemi, perché sono veramente perso sull'argomento. Ho cercato un pochettino ma non ci ho capito. No, ci ho capito adesso cosa da fare, però è una cosa mi spaventa leggermente, anche perché ho sentito che la grafica diminuisce tipo del 10%, perché ovviamente sei collegato con la USB-C, però nel senso che sacrifici un po' di, sacrifichi un po' di grafica per avere un mostro a portata di mano. Forse è uscito un... Beh, non so cosa farvi vedere, la base è quella. Beh, è uscito una... Una cosa da fare, una commissione, forse stacco. Anzi, penso che stacco. Perché tanto... Wow, andiamo a fare le missioni per Fontaine, eccetera. Il giorno golo lo chiameremo il baule dei segreti, perché quando lo stacco vado in giro a cercare i tesori di Sumero, quel che... Comunque adesso, perché tanto non so cosa farvi vedere, boh. Mi porto il telefono dietro al massimo, il gioco dal telefono. Guardo solo queste robe qua. Interessante che poi siamo già al 79%. Sembra che siamo a cavallo con come si chiama? Sumero, qua per cose. Ma Sumero, prima di andare su una cosa. Sumero, a parte il deserto, siamo abbastanza ok. Cioè, una volta qua era 30, eccetera, eccetera. Adesso qua siamo 199, 93, 76. Il deserto fa schifo ancora. Ah no, il deserto è ok. Il deserto va anche bene. Diciamo che qua manca un pezzo. Vabbè. Qua zoomiamo. E vi saluto. Boh. Metto tutto su YouTube adesso e poi parto con la commissione. Grazie per la compagnia. Questo l'ho fatto, mi sembra, ieri sera. No, ieri notte quando sono tornato da lavorare. Comunque, un saluto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.